Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamo, nel programma di approfondimento di attualità, cultura, economia, politica e società in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Assocamerestero. Le imprese italiane, lo abbiamo detto e ripetuto più volte, di tutti i settori, chi più chi meno, sono state purtroppo colpite dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19. Le imprese hanno chiesto, ma ancora oggi continuano a chiedere a gran voce aiuti per poter ripartire. Da una parte, gli aiuti chiesti dalle imprese sono aiuti in termini di liquidità, che è fondamentale per poter andare avanti. D'altro lato, si chiedono ancora ammortizzatori sociali e poi aiuti concreti per far decollare nuovamente l'attività, per poter pensare al futuro. Il commercio è sicuramente una delle categorie che ha subito le peggiori conseguenze del periodo di emergenza sanitaria. Un lunghissimo periodo di chiusura a cui ha fatto seguito anche una riapertura, però con regole di distanziamento sociale e con la paura dei possibili clienti di contrarre il virus. Insomma, la crisi purtroppo prosegue e non accenna ancora a placarsi. Oggi il nostro ospite di Ok Italia Parliamone per parlare di imprese, di sviluppo e di economia. Abbiamo il presidente di Confcommercio Brindisi, Annarita Montanaro. Buongiorno Montanaro. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti di Ok Parliamone. È un piacere riuscire a parlare con voi e poterci confrontare in questa intervista. Molto bene, Rita Montanaro, i fatturati delle aziende hanno avuto, lo dicevamo anche prima, una drastica contrazione. Il dopo coronavirus sembra essere veramente duro. Ti chiedo, è solo un problema di regole e di distanziamento sociale per il commercio, o forse i potenziali clienti sono anche meno per effetto della mancanza di liquidità nelle proprie tasche e anche a causa dei ritardi che sappiamo ci sono stati tanto per il pagamento della cassa integrazione quanto anche per l'erogazione di prestiti ed altre forme di aiuti? Guarda, quello che ti posso dire è che sin dall'inizio noi abbiamo richiesto questa liquidità per gli imprenditori e per i commercianti, perché chiaramente era quello l'elemento principale per poter riavviare le attività. I ritardi sono stati quelli il problema principale, sono quelli tuttora il problema principale che dà ai commercianti e agli imprenditori grossa preoccupazione, perché chiaramente con i ritardi, con la burocrazia, perché si era chiesto anche di essere un po' più flessibili, di avere un alleggerimento della burocrazia, si ha la difficoltà di poter accedere a questi prestiti e quindi di poter andare avanti. I clienti hanno la sicurezza adesso ad entrare nei negozi di abbigliamento, quella sicurezza che magari all'inizio era un po' una sicurezza titubante, quindi è quello che all'inizio li ha bloccati. C'è stato un calo, ad esempio, nel settore della moda, dell'abbigliamento, del fatturato del 40%, che è un grosso calo, no? E questo è importante da segnalare. Però chiaramente il distanziamento sociale c'è, cioè i protocolli di sicurezza si riescono a mantenere, ma le attività sono state ferme. Essendo state ferme per tanto tempo, quella liquidità tanto richiesta è una liquidità che ancora viene richiesta a gran voce, proprio perché ci sono i ritardi, come dicevi anche tu. Molto bene, ecco, ti chiedo in che modo, come Confcommercio, lo hai anticipato velocemente prima, siete stati vicino alle imprese per essere supportate in questo periodo che, ricordiamolo, è un periodo senza precedenti per la storia del nostro paese dal dopoguerra a oggi. Come le avete aiutate a districarsi anche con una eccessiva burocrazia e anche con l'interpretazione dei vari decreti emanati dal governo che si sono succeduti? Viviamo un periodo storico veramente difficile, ma è un periodo storico che, anche se difficile, va affrontato. Quindi l'unico modo per poterlo superare è riuscire ad affrontarlo insieme. Quello che abbiamo fatto è, durante il periodo di chiusura, di lockdown e anche successivamente, è stato di informare repentinamente e in modo puntuale tutti gli associati, in modo che le informazioni, solo quelle certe, fossero divulgate. Abbiamo evitato diverse volte di emettere, di mandare fuori delle comunicazioni che non venivano da fonti ufficiali. E questo a lungo andare ci è stato riconosciuto il merito di averlo fatto. Siamo usciti con i protocolli di sicurezza e con le informazioni, con i protocolli di sicurezza la domenica, quando appunto erano stati emanati i protocolli di sicurezza. Qualcuno ci ha detto che saremmo dovuti uscire prima, però anche in quel caso, in modo cautelativo, come rappresento anch'io Confcommercio Brindisi, abbiamo preferito dare solo informazioni certe. Questo a livello di informazioni, ma non solo. Ci siamo mossi attraverso il Confidi Puglia,
con la presentazione, con il supporto ai nostri associati per la presentazione delle domande per la richiesta appunto di finanziamenti, come dicevi prima. Ci siamo seduti intorno al tavolo dove sono state prese queste decisioni a livello regionale di come muoversi sui finanziamenti, perché chiaramente solo muovendosi con una voce unica a livello regionale, poi a livello nazionale, supportati anche dal presidente Sangalli, si può e si è potuto andare avanti e fare delle proposte concrete che si potevano avere. Ecco, Presidente, tu sei stata eletta, nominata nel 2019, quindi l'anno scorso, come Presidente della Confcommercio di Brindisi, per la quale già prima seguivi un comparto e una categoria, quindi non sei nuova del mondo dell'associazionismo. E torna prepotentemente in questi giorni una corrente di pensiero tra molti operatori economici sul ruolo delle associazioni di categoria, o meglio, in tanti si chiedono se siano ancora veramente utili. Ora, mettendo da parte il momento emergenziale che stiamo vivendo, ti chiedo in che modo la Confcommercio di Brindisi opera regolarmente a sostegno delle istanze, delle esigenze delle imprese e se con il suo operato può smontare questa tesi che ritiene che l'associazionismo imprenditoriale oramai abbia fatto il suo tempo. Assolutamente l'associazionismo imprenditoriale è importante ancora di più in questo momento, perché è chiaro che, come ti accennavo prima, è solo lì dove ci sono delle voci comuni che parlano all'unisono che si può portare avanti un piano strategico di comunicazione sia a livello regionale sia a livello locale con le realtà, con le amministrazioni comunali, sia a livello nazionale. E questo è il piano strategico. Poi operativamente ci stiamo muovendo anche all'interno di altri canali. Ti potrei parlare della formazione, dei cataloghi formativi, del piano di formazione che stiamo mettendo in piedi insieme anche all'ente bilaterale, perché chiaramente anche l'ente bilaterale del terziario in questo deve supportare le attività e gli imprenditori. Anche attraverso l'ente, abbiamo fatto anche un accordo con l'ente bilaterale del turismo, quindi anche a livello regionale avremo la possibilità di fornire ai nostri associati un prodotto formativo che è completo e che è vicino a loro. Ma non solo formazione, stiamo firmando anche un accordo con EDI, che è una partnership di commercio proprio per la digitalizzazione, perché solo attraverso l'innovazione e ancora di più la digitalizzazione, e in questo periodo è risultato veramente lampante come elemento, si può riuscire a proporsi sul mercato sia nazionale che straniero. Sì, questo è anche molto vero, perché abbiamo visto durante il periodo di lockdown quanto abbia preso piede anche l'e-commerce e quindi l'importanza di poter avere una finestra digitale, una vetrina digitale delle proprie attività commerciali e poter così raggiungere più gente e anche con maggiore facilità. Ti chiedo un'altra cosa, Confcommercio è la principale organizzazione rappresentativa del commercio, l'abbiamo detto prima, ma siete molto forti e rappresentativi anche nel settore del turismo. La Puglia negli ultimi anni stava dimostrando veramente un grande dinamismo nel settore del turismo. Ci sono le condizioni per riprendersi velocemente dai postumi della crisi legata alla pandemia Covid-19? Ed ancora ti chiedo che ruolo potrà avere il turismo per lo sviluppo economico occupazionale della provincia di Brindisi? Il turismo è l'elemento principale nel mondo della Puglia. Anche negli altri anni, no? Il fatturato è aumentato ed è stato notato un aumento del fatturato proprio nei periodi estivi, nei periodi in cui appunto il turismo poteva avere la possibilità di esplodere. All'interno di Confcommercio noi abbiamo anche una categoria, un'associazione che è quella di Federalberghi, di cui Pierangelo Argentieri, che è tra l'altro anche nostro membro di giunta, fa parte. E quindi sappiamo benissimo che l'unico modo di poter intervenire in modo forte sulla filiera, sul turismo, è quello di mettere insieme i più elementi del turismo, che vanno quindi dagli alberghi con Federalberghi, con l'associazione di Fipe, che è la categoria dei balneari, con la categoria delle discoteche, delle sale da ballo, dei bar, dei ristoratori. Sono tutti elementi che fanno parte di questa filiera. E non per ultimo le guide turistiche. Qualche settimana fa, un mese fa, abbiamo costituito anche l'associazione di categoria delle Confguide Brindisi. E questa è l'idea, di affrontare il turismo con forza, dando la possibilità di creare un sotto-network, lasciami dire, che dia la possibilità e il beneficio a tutti di poterne trarre elementi positivi. Molto bene. Ti trovi quindi a rappresentare gli interessi di tantissime imprese in un'importante città di mare quale è Brindisi. Il porto insieme, e oserei dire anche in sinergia con il turismo, tutto il settore del turismo,
può rappresentare uno dei fattori trainanti del nuovo sviluppo cui il territorio deve ovviamente andare incontro. Quali risposte di ripresa ti aspetti dal tuo territorio e soprattutto quali scenari futuri vedi per chi fa impresa al sud, in particolare in Puglia e poi nel territorio di tua competenza? Per quanto riguarda il discorso della portualità, la Confcommercio Brindisi si è seduta anche qualche mese fa al tavolo con il Ministero dello Sviluppo dell'Economia e quindi è lì abbiamo affrontato insieme alla sottosegretario Todd gli argomenti proprio sulla portualità. In questo senso c'è stata data la possibilità di esprimere anche noi il nostro parere e di sottolineare l'importanza del porto di Brindisi all'interno della regione Puglia, perché chiaramente essendo un punto di attracco, speriamo in futuro per molto di più nave da crociera, il turismo non può che beneficiare da questo elemento. E poi è importante che a livello di prospettiva del futuro che tutta la città di Brindisi venga rivista e rivisitata come capoluogo della provincia, ok? E che quindi anche da questo punto di vista riesca a riemergere e a rinascere anche a livello commerciale nelle linee principali, nelle vie principali, nelle arterie principali della città. In questo periodo, lasciami dire, stiamo soffrendo un pochino il discorso della chiusura al traffico, della pedonalità nella zona di Corso Garibaldi e di Corso Roma, che sono le vie principali. Stiamo cercando in ogni modo di entrare in comunicazione, di comunicare con l'amministrazione comunale, perché sperimentazioni in un periodo che è già così difficile, post-Covid, e ancora con una prospettiva di non sapere che cosa succederà a settembre, non bisogna assolutamente fare in modo che le vie, le arterie principali del commercio restino chiuse. Questo è l'altro messaggio che vorrei passare. È importante che l'amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria diano una mano agli imprenditori e ai commercianti per ridar vita e vigore all'intera città di Brindisi. Molto bene, ti faccio un'ultima domanda. Le misure che sono state varate finora dal governo centrale, ma anche ovviamente dal governo locale e regionale, per garantire aiuto e soprattutto liquidità all'impresa del settore turistico e anche quello nautico, ovviamente collegato, e di tutta la sua filiera, sono secondo te risolutive o ci sarebbe altro da fare? Quello che ti posso dire è che sicuramente bisogna rivedere le misure, nel senso che a livello di economia, per poterla far ripartire, la liquidità deve avere, come ti dicevo prima, una forza maggiore. E dal punto di vista anche degli spazi utilizzati, delle ordinanze a livello poi comunale, quindi scendo su un livello sotto, bisogna che ci sia una maggiore attenzione, perché è tutto il circuito che deve poter funzionare e per poter funzionare, ripeto, queste aperture e queste flessibilità devono poter garantire a chi vuole che la città di Brindisi, che le province di Brindisi funzionino, dare la vita a questo tipo di attività. Molto bene, allora io ringrazio Anna Rita Montanaro, ricordiamo presidente di Confcommercio Brindisi, per averci accompagnato in questo viaggio virtuale nel mondo del commercio della Puglia, dell'area brindisina, e anche per il suo messaggio di speranza e di fiducia verso un futuro che possa ritornare ad essere veramente positivo per le imprese, non solo del settore commercio, del turismo, anche della logistica, dei trasporti, ovviamente di tutto il mondo che come Confcommercio viene rappresentato. Grazie ancora Anna Rita. Grazie a te Massimo, grazie per questa possibilità, grazie perché in questo modo spero che tutte le persone che ci ascoltino riescano a capire che in noi possano trovare un supporto. È un anello di comunicazione con tutta la catena. Molto bene, sicuramente sarà così. Io ringrazio i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro, confronto. Arrivederci a tutti.